Quali sono gli obiettivi di cambiamento e di miglioramento? Cosa cerca? Cosa vuole veramente uno che chiede aiuto al counseling? Se prima non partite da voi stessi, se non comprendete prima voi stessi, non avete una base su cui fondare la ricerca del benessere, come abbiamo sempre detto, come diceva anche Rogers. Non si ha una base su cui fondare la riflessione, e tutta la ricerca poi alla fine risulta vana. Potete cercare rifugio nelle illusioni, nel lavoro, nei divertimenti, nella competizione, oggi. Ma se ignorate voi stessi, non avete una base su cui fondare, diciamo, la riflessione, i vostri affetti, la vostra azione. Molti magari si rifugiano nella religione, molti cercano rifugio in un leader carismatico, si identificano con un leader, oppure in un politico. Ma alla fine, se si trascura se stessi, non c'è il punto di partenza di un percorso di miglioramento, insomma. È proprio da lì che dobbiamo partire. E questo è l'oggetto, diciamo, il punto di partenza di questo incontro. Prima di poter trasformare, prima di poter fare le cose, dobbiamo conoscere ciò che siamo. Prima di poter agire, prima di poter avere dei rapporti con gli altri, anche con i familiari, con il partner, con i figli, oltre che con i clienti, eccetera, con la società, è essenziale cominciare a comprendere innanzitutto se stessi. Questa deve essere l'esigenza principale, prioritaria. Se non comprendete voi stessi, come potete con l'azione, con la vostra azione, produrre un cambiamento negli altri, per esempio in clienti di qualità, o nella società, nei rapporti, in tutto quello che fate? Come si pretende di aiutare gli altri, per esempio il counseling, o anche con uno psicologo, per esempio, i pazienti, nella psicoterapia? Se prima non ha fatto un percorso di conoscenza di sé, e quindi ha una buona base, un punto di partenza. Senza conoscere voi stessi, senza conoscere le radici dei vostri condizionamenti, come potete davvero riflettere su qualsiasi altra cosa? C'è una parte condizionata che va per i fatti suoi, no? E quindi in pratica non c'è una vera direzione. Ecco perché la necessità prima di fare una conoscenza, un percorso dentro di sé. Però il problema è che la vostra impazienza a volte ostacola. Vogliamo andare avanti, arrivare subito a una conclusione, agli obiettivi di benessere, di miglioramento, e se non c'è il tempo di partire da se stesso, o almeno non si trova il tempo. Così non si trova né il tempo né l'occasione di concedere a se stessi l'opportunità di fermarsi ogni tanto e studiarsi, osservarsi. Magari ci siamo impegnati in molte attività, lavoro, guadagnarsi da vivere, allevare i figli, mi assumete responsabilità nell'ambito di questa o quell'organizzazione, molte associazioni, però magari una persona impegnata in tanti ambiti. Buonasera. Impegnata in tanti ambiti nella ricerca della propria benessere, della propria considerazione degli altri, eccetera. Però non si ha poi il tempo per riflettere e osservarsi. Magari riunioni con l'associazione, con le varie cose esterne, il lavoro, i figli, i propri genitori. E non c'è il tempo per sé, per osservarsi e per riflettere su di sé.
E seguito da noi, oggi soprattutto, molti, in tutto il mondo, tanti moderni guru, i loro sistemi filosofico-religiosi, cioè l'affannarsi a leggere magari gli ultimi libri di quell'autore Ramone, famoso, gli ultimi argomenti, questo mi appare così vuoto, così futile, perché possiamo girare la terra in lungo e largo, possiamo leggere tutti i libri, possiamo fare tante di quelle cose esterne, ma alla fine dovremmo sempre tornare a noi stessi. Vale la pena un minimo di soddisfazione. Questo è invece in questa società soprattutto. E cosa succede? Ti porta fuori. Insomma, io mi domando, quanto meglio conoscete voi stessi, tanto più aumenta in voi la chiarezza. E questo è il primo passo. E solo quando la mente è così, è tranquilla, attraverso la chiarezza, la conoscenza di sé, solo allora in quella tranquillità, in quel silenzio interiore, la vera realtà può venire alla luce. Solo allora ci può essere un certo benessere che molti cercano continuamente all'esterno, tanti, no? Lavoro, divertimenti, cose varie. Senza questa esperienza, senza questa comprensione di sé, non ci può essere un'azione creativa e quindi non ci può essere il vero benessere. Si è, come dire, un po' condizionati a fare delle cose. Senza questa comprensione, senza questa esperienza di sé, mi sembra che limitarsi a leggere libri, no, frequentare dibattiti, corsi, cose sempre esterne, senza magari mai fermarsi su di sé, sia una cosa molto infantile. Un'attività senza molto significato. Se invece si è capaci prima di comprendere se stessi, allora tutte queste cose, anche la lettura dei libri, i viaggi, le cose esterne, il rapporto con le altre persone che arricchisce sempre, tutto questo può essere utile. Arricchisce una base, cioè si va ad arricchire qualcosa che c'è. Allora ci può essere veramente una trasformazione, un miglioramento della persona. Se non si attiva il GPS, si chiama, se non sbaglio, che ti dà allo smartphone il punto in cui tu sei ora, non ti farà nessun percorso, non avrai nessun percorso per raggiungere la tua meta. E qual è il punto di partenza di cui sto parlando? Cioè bisogna capire da dove si va, chi si è, che cosa abbiamo dentro per poter fare un percorso nella vita di miglioramento, verso il benessere, verso i propri obiettivi. Per fare, riusciamo a tradurre una trasformazione su quel piano, cioè noi stessi e nei nostri rapporti, allora avremo dato avvio ad una trasformazione attiva del mondo. La vera rivoluzione non risponde a questo o a quel modello, a questa o a quella religione, a questo o a quel partito politico, di sinistra o di destra. È invece una rivoluzione di valori che non hanno una connotazione, diciamo, ideologica o di partito, per trovare quei veri valori, cioè i valori più umani, che portino al vero benessere individuale e anche sociale, come anche nel mondo e negli altri.